Ciao a tutti, oggi parleremo di Milan Design Market che abbiamo fatto un progetto per questo anno per Dutch Design Week, a virtual exhibition, dove inizialmente abbiamo iniziato a lavorare con Otto Studio che ha creato spazi immaginari per Milan Design Market che dovevamo presentare durante Milan Design Week, alla fine che non siamo riusciti a condividere questo progetto con voi. Poi, parlando con i ragazzi, abbiamo detto dovremmo usare questi spazi che abbiamo creato per Milan Design Week 2020. E poi, pensando, abbiamo detto perché non facciamo un spazio virtuale dove possiamo mettere designer, eventualmente chi visita la nostra esposizione posso visitare sia spazio, sia andare a comprare progetti e prodotti di designer abbiamo in nostra comunità. Allora, io vorrei presentarvi Noto Studio, ragazze di Noto Studio e ragazze di 3DD che collaborando con loro siamo riusciti a realizzare questo progetto anche in digitale. Io vorrei che prima iniziasse Noto a spiegare cosa avevamo in mente principalmente e dopo cosa abbiamo fatto collaborando con 3DD Factory, che secondo me possono spiegare meglio di me. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Allora, iniziate di parlare chi siete voi, eccetera, cosa fate. Ok, noi siamo appunto uno studio di Modena, produciamo immagini 3D per arredi, per interni di visual, come hai detto tu. Ci siamo confrontati sul progetto per Milan Design Market, avevamo ipotizzato questi ambienti, spazi immaginari, e che poi abbiamo convertito per questo progetto, e abbiamo deciso di utilizzare questo spazio molto utopico, con questa sabbia, con questi castelli all'interno di questo deserto, per dar modo così ai progetti dei designer che erano inseriti di emergere dalla sabbia pian piano, quasi come se fosse appunto una rinascita del prodotto. E quindi abbiamo poi deciso di andare avanti con questa idea molto, molto utopica, appunto. E noi ci occupiamo di immagini per interior, quindi immagini di arredo, immagini fotografiche, anche stylist. I nostri lavori sono per lo più lavori di arredamento. Abbiamo il nostro sito www.notostudio.com, la nostra pagina Instagram, e abbiamo clienti sia italiani che all'estero, sì, e diversi progetti. Volevo chiedere una cosa prima di passare poi a 3D Factory, che loro anche dicono chi sono loro, però volevo capire secondo voi com'è stata questa esperienza creare spazi immaginari più che interiors che siete più abituati? È stato molto stimolante, molto interessante perché siamo partiti da un punto di vista piuttosto diverso rispetto a quello da cui partiamo di solito e a quello che ci chiedono di solito i nostri clienti. Quindi è stato uno stimolo nuovo ed è stato carino partire con questo progetto di Milan Design Market in cui c'erano più ambientazioni. L'idea iniziale era quella di fare più ambientazioni, tutte basate su l'essere all'aperto, l'essere in mezzo alla natura e nel presentare diversi elementi. Da una parte c'era il deserto, poi c'erano altre cose che per il momento non spoileriamo. E è un modo diverso da un punto di vista espositivo per rendere protagonisti poi gli oggetti che si ritrovano all'interno delle scene. Quindi è stato molto carino. Sì, penso anche noi, così quando verranno a vedere anche altri spazi che avete creato, eventualmente sperando anche possiamo creare diversi spazi virtuali con i ragazzi di 3D Factory, perché Assolutamente. possiamo avere sia evento fisicale, questi spazi che comunque vorremmo creare, e sia in digitale. Ormai siamo abituati a fare tutti e due, e secondo me è stata un'occasione per noi a iniziare anche a fare cose in digitale. Voi siete più abituati perché lavorate comunque rendering, cioè, voi fate sia physical sia digitale, perché il prima iniziate da digitale, poi
andate a fare in vita reale, cioè in materia fisica, no? Sì, esatto. Ok, allora adesso vorrei che ci presentino anche Trading Impact e poi parleremo più di progetto e cosa avete fatto e insieme che cosa abbiamo creato noi. Va bene, allora 3DD Factory nasce un po' di anni fa, Diego. Nasce inizialmente per una società che si occupa della visualizzazione architettonica ed interior, ci siamo spostati poi verso altri ambiti, che sono quelli della comunicazione e del marketing, sempre però mantenendo, diciamo, un'impronta legata al 3D, quindi utilizzando il 3D come mezzo di comunicazione anche per campagne pubblicitarie. Non lo so, ti sento ancora un po' male, però va e torna. Comunque abbiamo capito più o meno quello che hai detto. Vorrei capire se è un problema di regia, che voglio chiedere in regia, controllare un attimo il microfono. Ma comunque volevo fare domanda a voi, voi due, in questo studio noto e quindi fatti. Come è stato collaborare insieme, facendo comunque una cosa simile, ma penso che voi comunque avete approcci diversi tra di voi. Volevo capire come funziona tra i professionisti di questo, cioè, collaborazione di questo livello. Certo, sì. Dal nostro punto di vista è stato molto interessante, perché appunto, come hai detto tu, faccio un lavoro molto simile, però unire le forze e riuscire a ottenere un risultato questo è fatto vedere, secondo me è stato un bel risultato. E voi? Sì, come diceva Diego, sicuramente è stato molto interessante, ma anche molto semplice, perché quando ci si trova a collaborare comunque con professionisti al giorno d'oggi che sono sempre più abituati ad avere diverse collaborazioni, a comunque confrontarsi anche molto inizialmente digitalmente, senza neanche appunto dover fare degli incontri fisici, riesce sempre tutto molto, molto più facile, molto più naturale come cosa. Quindi con loro è andata benissimo, sapevano qual era la nostra base iniziale, loro avevano la loro idea poi di animazione interna che ha proprio seguito in modo del tutto spontaneo e è andato molto molto liscio, tutto molto bene. Sono contentissima e voglio dire a quelli che ci stanno guardando o guarderanno dopo di questo live quello che abbiamo fatto. Praticamente dopo voi che avete creato questo spazio, secondo me è super bello, noi siamo andati a 3D Factory dicendo che vorremmo fare un VR, in senso chi lavora in ambito architettura eccetera sa come fare rendering o spazi 3D, ma poi di far diventare questo spazio in VR dovevamo fare altre cose, poi anche aggiungendo tutti i progetti di design che sono 20 dentro dello spazio, ognuno ha mandato il suo 3D, perché secondo me è meglio se fa un design il suo 3D, il suo oggetto, che altri, perché possono essere diversi se non fatti da loro proprio. 3D Factory ha iniziato a prendere sia immagini di referenza, sia materiali che hanno mandato loro, inserendo in spazio 3D che avete creato vostro. In realtà voi anche avevate messo in quelle di prima alcuni oggetti fissi in nostro backdrop, si chiamano in realtà questi spazi che andiamo a stampare poi in A11. In questa volta abbiamo fatto in digitale. Volevo anche vedere come questo spazio che stiamo parlando. Voi ragazzi di 3D dovrebbe condividere con noi questo spazio, così parliamo più in dettaglio di qual è stata la nostra collaborazione e che emozione dà questo spazio a visitatori digitali. Certo, sì, vediamo appunto come in sostanza quello che abbiamo fatto noi è stato prendere questo spazio creato dai ragazzi di Auto Studio, renderlo navigabile, quindi creare tutti gli effetti
vera e propria esperienza virtuale. Come fatta da queste immagini a 360 gradi e vari punti di vista in cui è possibile spostarsi nello spazio, andare a vedere gli oggetti, i prodotti realizzati dai designer. Quindi ogni prodotto avrà la sua tecnica, con la propria descrizione. E tramite vari punti di vista tutto lo spazio. Allora, questo spazio in realtà quando avete fatto voi il nostro studio, sto parlando, era tipo una vista così. Poi come è stato, cioè come funziona farlo in tre dimensioni? Cioè, lo sapevo che era già tridimensionale, ma non so se voi come avete costruito. Voi avete costruito come se fosse un set fotografico che non è ok. Esatto, lo abbiamo costruito come se fosse stato un set fotografico, poi dopo i ragazzi sono andati a completamento del lavoro che avevamo iniziato noi, perché si sviluppava esattamente come stavi dicendo tu, in orizzontale. E loro sì, sono andati a completamento di tutto quello che mancava per renderlo navigabile a 360 gradi. Aggiungendo poi anche dei bei dettagli, esatto, al progetto. Sì, ok. Sì, comunque è una cosa abbastanza complicata, diciamo, che di dare un altro... Cioè, comunque io sempre credo, cioè, collaborare con diversi studio... Noi anche con Milan Zamaia collaboriamo sempre con diversi architetti come voi, ma vedere anche architetti che stanno o designer che stanno collaborando tra di loro mi emoziona tantissimo, perché di solito è tuo baby, tuo bambino, non vuoi condividere con qualcun altro. Secondo me siete riusciti. Sì, no, è stato molto, molto interessante, perché poi loro avevano appunto queste tecniche, questa capacità in più di andare appunto a fare questo, creare questo video 360, per cui è sempre molto interessante confrontarsi con altre aziende giovani come appunto siamo noi tutti qua, e mettere insieme ognuno le proprie capacità per creare poi un progetto che esce fuori appunto molto molto bene e che ha diverse caratteristiche appunto che si prendono da studi in realtà differenti. E poi diciamo qua che... vediamo anche, scusami, vai. No, volevo dire solo che diciamo che partendo da un'immagine che era frontale, era bidimensionale, grazie ai ragazzi di 3D Factory siamo riusciti a passare a un livello successivo, a portare tutto quanto a un livello più alto. Quindi... Che possiamo fare eventualmente molto di più lavorando insieme con tempo, ovviamente esatto. Secondo me è il nostro primo... prova, vorrei dire, perché comunque possiamo crescere e fare molto meglio, sempre di più. Io penso così. Assolutamente. Bellissimo. E qua vediamo anche il progetto di 3D Factory. Volete parlare un attimo? Perché da Noto Studio, non so se voi anche fate produzioni anche di design o solo date questo servizio a vostri clienti, o perché 3D Factory in realtà ha anche il loro progetto dentro di questo spazio. Abbiamo visto, sì. Loro hanno creato anche il tavolo che hanno inserito dentro, molto bello. Complimenti. E noi anche diciamo, stiamo sviluppando adesso una sezione dedicata al mondo proprio all'interior e anche alla produzione del product design. Quindi pian piano è un argomento che anche a noi interesserà molto poi sviluppare in futuro, quindi andare a creare una nostra linea che possono essere tappeti o vasi. Abbiamo molte idee in questo cantiere e ci serve solo più tempo possibile per metterle in opera, però sì, è una cosa molto interessante che abbiamo visto, loro hanno fatto molto molto bravi. Sì. Volete parlare di un progetto? Così parliamo anche un po' cosa fate fisicamente anche, che non solo in spazio video virtuale, perché hanno fatto anche loro che si possono toccare, eccetera.
Certo, esatto. Diciamo che nell'ultimo periodo stiamo cercando di un po' di uscire da quello che è solo il mondo digitale e rendere appunto virtuale, reale, tangibile tutti gli effetti. Quindi abbiamo creato una nostra linea di prodotti e elementi di arredo. Siamo presenti tutti noi in questo caso il nostro tavolino Enigma, realizzato completamente in marmo, per questo giorno possiamo richiamare gli archi delle mani, delle cose, e questo è un po' stiamo cercando di fare. Per ora abbiamo inserito questo prodotto, ce ne sono altri che abbiamo. Ok, scusami, io sento veramente malissimo, va, viene. Voglio dire quello che hai detto in due minuti. Non capisco cosa, però comunque lui stava dicendo che hanno creato questo oggetto completamente in marmo, che hanno anche diversi, cioè una serie di progetti, non solo questo che stanno presentando in Mianza e Marche. Però volevo chiedere solo una cosa, se ti posso sentire bene, che se avete fatto questo, perché creato le due parti e messo insieme quello che ho che so di progetto, quindi tipo con tecnologia che è un avete tagliato con laser cutter a marmo, o ho fatto in mano tutti i dettagli, o avete iniziato tutte e due? In realtà il tavolo è stato realizzato tramite un taglio laser ad acqua. Ok. E poi è stato montato tramite degli inserti in metallo interno. Quindi è un tavolino che ha l'apparenza completamente tutto di mano di carro di stampaglietto. Le parti di giunto sono parti metalliche che non sono visibili. Ok, secondo me abbiamo un problema veramente con l'audio, non capisco quale può essere, perché prima noi abbiamo fatto una prova e ci sentivamo meglio, quale può essere. E voi volete aggiungere qualcosa, ragazzi di Noto? Passiamo a voi. No, come dicevo prima, ci piacerebbe sicuramente collaborare di nuovo con i ragazzi, con voi, portare avanti le altre scene che ancora sono appunto top secret. Anche quelle sarebbero molto interessanti da vedere in un viaggio in 360, esatto. Un viaggio in virtuale. Sì. Perché si prestano tutte le scene molto per questa tipologia di progetto e direi che appunto quindi stay tuned, perché potrebbe essere una cosa molto interessante da vedere. Allora possiamo dire che speriamo che il design sarà sia digitale, perché ormai digitale non ci mancherà, cioè dobbiamo fare, perché abbiamo visto anche utile con quelli che non possono visitare o viaggiare per motivi diversi, perché no, se abbiamo tutte le possibilità da oggi in poi dobbiamo pensare in tutti e due modi. Sperando questo possiamo comunque fare altri spazi che abbiamo tenuto in segreto, forse facendo ancora il meglio, sperando possiamo fare il meglio. Volevo dire, chi ci guarda o guarderà dopo, sotto metteremo i vostri contatti, eventualmente se ci sono designer che sono interessati di essere presentati in questo progetto che facciamo noi insieme, ma anche separatamente se vogliono collaborare con voi o vogliono creare loro spazi 3D o loro spazi immaginari, non lo so, possono sempre trovare il vostro contatto e io sarei più che contento che riusciamo a fare più collaborazioni possibili con i giovani come voi, perché voi siete fidati, non so se si dice così, a noi, e siamo contentissimi di lavorare con ragazzi come voi che hanno voglia di creare e sperimentare le nuove idee. Anche noi, assolutamente, anche noi. Però per queste condivisioni e collaborazioni. Ok, allora vi saluto e ci vediamo in prossimi progetti. Speriamo che Diego e Dylan avranno meglio un microfono che funziona meglio. Comunque ci siamo riusciti a far vedere, secondo me, quello che abbiamo fatto per questo progetto di Milan Design Market per Dutch Design Week. Stay tuned for the. Oh, scusami, mi sono cambiata.
per i prossimi progetti per Milan Design Week ci vediamo sicuramente e contattatevi se volete essere presenti nel nostro progetto. Esatto, perfetto. Grazie mille ragazzi. Ci vediamo. Ciao. 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 Ciao.